Ti devo parlare. Sì, anch'io ti devo parlare. Io là non ci voglio più andare. Stasera in sala era pieno di poliziotti. Continuano a seguire Marie da una settimana. Io non... Sta a sentire. Domani è l'ultima volta. Sganciano l'ultima rata, dopodiché è il momento di darsi. Lasciami, mi fai male. Perché tu non mi fai male? Accompagnare le vostre canzoncine di merda, facendo il pagliaccio con i miei amici, per poterci comprare le punture. Domani abbiamo i soldi, e allora potremo fare la musica che ci piace. Comprare dei nuovi strumenti, i migliori del mondo. E anche tu, se vuoi, puoi venire con noi. No. Pauline, sei tu che mi hai dato l'idea del ministro, e adesso ti stai smosciando? Senti, forse io non mi rendevo conto di quello che facevo, ma soprattutto non voglio che Marie lo venga a sapere. Però sei stata tu a darmi la chiave. Sei stato tu a chiedermela. Tu mi piaci molto, Pauline. Mi piacciono i tuoi occhi, le tue tette. Hai un culo che mi fa impazzire. Ma sarei anche capace di scordarmene completamente. Lo sai, basta tagliare le mani per fare sparire le impronte. E forse bisognerebbe anche tagliare la testa. Si potrebbe identificare il cadavere dai denti. Pauline, un sogno costa caro. Ti amo, Pauline. Anch'io. Marie, tocca a te. Ne hai voglia anche tu?